da racconti che mi fanno i ragazzi, non tutto va come dovrebbe andare. Qualcosa c'è, non credo ci sia la mafia direttamente opera, ma certamente attraverso le droghe, attraverso c'è comunque qualcosa che sta avvenendo anche qui. Il territorio non è immune, nessuno è immune d'altro canto. Allora, a mio giudizio nessuno. È un periodo delicato sotto ogni profilo, i ragazzi sono molto spesso demotivati, non c'è stata una tradizione, no? Dai più anziani ai più giovani, di valori, di... Il ragazzo è portato soprattutto a dire: ma voglio tutto e subito. Tutto e subito è nemico della legalità. Marsicana, questo è un campo organizzato da Libera, uno dei tanti campi estivi organizzati in giro per l'Italia, e praticamente l'attività pratica è quella di risistemare un territorio sottratto alle mafie attraverso appunto lavoro manuale come bonifica di territori, appunto sì, risistemazione delle recinzioni. Questo territorio è stato sottratto alla banda della Magliana 20 anni fa. Ovviamente il mafioso che è in me potrebbe essere quella parte che tende appunto a omologarsi a certi pensieri, a certe strettoie comode e a non assumersi il rischio di andare controcorrente anche quando, soprattutto quando c'è di mezzo, appunto, ci sono di mezzo possibilità, non so, di lavoro. Per quanto riguarda un esempio di mafia, è anche quello che è successo della scoperta, anche quello che è successo all'Aquila, la scoperta anche ultima dei mezzi anche per collaudare e proprio i pilastri delle New Town, che sono stati definiti come non a norma di legge. L'ho sentito poc'anzi su Rai News 24 un reportage di Ezio Cerasi che documentava proprio le modalità in cui la ricostruzione dell'Aquila è stata fatta nel modo peggiore, non attraverso, non dal governo in generale, ma c'è stata una mala politica. Esiste il rischio di infiltrazione, abbiamo già avuto casi significativi anche se piccoli, e quindi sì, esiste e ci dobbiamo preoccupare di questo. Ci sono casi di speculazioni edilizie con fondi che provengono dalla Sicilia, da attività illecite, mafiose, molto gravi, che hanno aperto inchieste significative. Quella parte di cinismo che abbiamo e che ci fa dire che è tutto brutto, è tutto uguale e che non c'è la possibilità di cambiare veramente. Il film che abbiamo appena visto invece ci dà speranza.